abbiamo visto, stiamo vedendo le modulazioni in Maria, gli esempi di modulazione in Maria multidimensionali. L'esempio precedente era l'ortogonale, quindi la dimensionalità Q era pari a M, il numero dei segnali. Vediamo un esempio in cui la dimensionalità Q dello spazio di segnali è pari a M-1. L'esempio che vediamo adesso è il simplex. Come è fatto un set di segnali simplex? Semplice, se avete un set di segnali ortogonali ed equinergetici, chiamatelo S' con M. Allora potete formare o costruire un set di segnali simplex a partire da questi segnali ortogonali ed equinergetici in questa maniera. Prendete l'ennesimo segnale come l'ennesimo segnale ortogonale a cui sottraete la media di questi segnali, cioè il baricentro. Ok? Quindi è ridicolmente semplice. Fatemi fare un esempio con le dita alla mano. Avete un set di segnali ortogonali, quindi stanno così, messi sugli assi cartesiani. Questo è il centro. Lo prendete e ci sottraete l'energia media, quindi lo baricentrate. Ok? Da qui passa qui. Cosa cambia rispetto ai segnali ortogonali che abbiamo prima? Lo vediamo subito. Per vederlo fate il prodotto scalare fra due generici segnali S con M ed S con N di T. Quanto fa questo prodotto scalare? Beh, è il prodotto scalare fra S' con M meno la media e S' con N meno la media. Il prodotto scalare è S' lineare, quindi lineare prima e nella seconda l'ho coniugato. Posso fare il primo per il primo, il primo per il secondo per il primo, il secondo per il secondo. La media è la stessa? E certo che è la stessa. La media mica dipende da M. No, mi chiedevo perché avessimo usato due variabili diverse, tanto... Non cambia nulla, però adesso che faccio la moltiplicazione questo per questo ho la doppia sommatoria e non voglio utilizzare lo stesso indice, ok? Però la media è la stessa, perché vedete qui, questo oggetto qua non dipende mica da I, è una forma d'onda, indipendente da I e da M, è il baricentro. Se faccio questo, sviluppo questi prodotti, il primo per il primo è il prodotto scalare fra due forme d'onda ortogonali, quindi è l'energia della forma d'onda di partenza, del set di segnali ortogonali di partenza, soltanto quando m è uguale a n, altrimenti sono ortogonali e quindi fa 0. Poi se faccio il primo per il secondo, ricordatevi che S' sono tutti ortogonali, beh, il prodotto scalare per il primo e per il secondo fanno tutti zero questi prodotti scalari, tranne l'ennesimo, perché S con M per S con 1 fa 0, S con M per S con 2 fa 0, S con M per S con M primo qui fa E primo. E poi dopo S con E' con M per S' con M più 1 più 2 e così via fa un di 0. Quindi questo per questo fa soltanto 1 su M e primo. Secondo per il primo, stessa cosa.
tutti questi prodotti scalari qui fanno tutti 0, tranne uno di questi, il termine qui dentro la sommatoria, quando i fa n, quello fa e. Quindi ancora meno 1 su m e primo. E poi c'è questa più doppia sommatoria. Ma questa doppia sommatoria fa sempre 0 perché sono ortogonali, tranne che quando I uguale a J, nel qual caso fa l'energia della costellazione di partenza. E quindi tutto questo oggetto qui la delta di J fa scomparire questa prima sommatoria e la seconda sommatoria è fatta da m termini tutti uguali fra di loro e pari a E', quindi m volte E' diviso m quadro, quindi questo fa E' diviso m, che si semplifica con uno di questi E' diviso m che stanno qua. E quindi questo prodotto scalare fa E' per delta di m n meno 1 su m, o se preferite questo prodotto scalare fa sempre, quando m uguale n, fa 1 meno 1 su m per E', se m è uguale a n, altrimenti fa soltanto meno E' su m. Se non vi piace quella scrittura con la delta di Dirac, esplicitate i casi della delta di Dirac, che fa sempre delta di Kronecker, scusate, che fa sempre 0 tranne quando gli indici mn sono uguali fra di loro. Come vedete non sono ortogonali questi segnali. Beh, è ovvio, perché io ci ho sottratto una quantità, quindi qua dentro ogni termine c'è qualcosa in comune, ogni segnale ha un termine comune, la media, il segnale medio. In questo caso intanto vi faccio vedere che da quella relazione che abbiamo due cose: uno, che l'energia della costellazione, l'energia media della costellazione è questa qui, perché quando gli indici sono uguali quella è l'energia dell'ennesimo segnale, che si chiama E' per 1 meno 1 su m, quindi tutti i segnali sono equienergici, ma un'energia un po' più piccola della costellazione di partenza, è pari a 1 meno 1 su m per E'. E 2, se definisco indice di correlazione fra i segnali m e n, e l'indice di correlazione in genere si definisce come il prodotto scalare tra due segnali, diviso il prodotto delle norme, ebbene il prodotto scalare sta scritto lì ed è E' per delta mn meno 1 su m. Il prodotto delle norme hanno tutti la stessa norma, che è l'energia sotto radice, quindi radice di energia per radice di energia fa energia, cioè questo numero qua. E otteniamo quindi, quando m uguale n, abbiamo 1 meno 1 su m diviso 1 meno 1 su m, che fa 1 ovviamente, perché questa è l'indice di correlazione, quindi quando correlate il segnale a se stesso fa 1, sono massimamente correlati. E invece quando m è diverso da n, abbiamo meno 1 su m diviso 1 meno 1 su m, quindi meno 1 su m diviso 1 meno 1 su m, che fa m meno 1 e sopra meno 1.
quindi meno 1 diviso m meno 1, questo se m è uguale a n, e questo altrimenti. Sono soltanto esempi, quindi sto andando veloce perché c'è proprio nulla da dire. È un esempio, li prendete, li shiftate al centro origine. Forse l'unica cosa interessante da dire è perché dovrei voler fare questa cosa. E allora vediamo i vantaggi e svantaggi di questa operazione qui. Primo, qual è la distanza minima? Beh, se i segnali li prendete e li traslate rigidamente, non cambia, è la stessa di prima, dove il primo basta riferirsi, che mi significa riferito alla costellazione ortogonale di partenza, quindi stessa distanza minima dell'ortogonale. Energia media per simbolo più piccola, questo che significa? Se hanno la stessa distanza minima, danno luogo o fanno sì che avrete la stessa probabilità di errore, ma con un'energia media per simbolo e quindi anche per bit inferiore, la modulazione è più efficiente in potenza. Quindi è più efficiente in potenza, perché ottenete una stessa probabilità di errore con una potenza minore. Infatti l'efficienza in potenza, se proprio la volete calcolare, la calcoliamo qui, ma è immediata. Vi ricordo, l'efficienza in potenza è il quadro minimo diviso l'energia, ma di quadro minimo quant'è? La stessa che avevate nell'ortogonale, e quindi era 2 e primo. L'energia quant'è? 1 meno 1 su m e primo, ma qua c'è l'energia media del bit, e quindi dovete dividere per il numero di bit. Ottenete 2 log 2 di m diviso 1 meno 1 su m, che è più alta di quella che avete prima, perché prima non c'era questo coefficiente. Ma è ovvio, perché avete la stessa distanza, avete messo un'energia media per bit più piccola di quella di prima, e quindi avete una efficienza in potenza maggiore di quella di prima. Ecco il vantaggio, che è quello che ho scritto qui. L'altro vantaggio è che ora la dimensionalità è m-1. Perché? Perché i segnali non sono più linearmente indipendenti, d'altra parte sono correlati fra di loro, questo è l'indice di correlazione, non sono più linearmente indipendenti. Perché? Beh, è ovvio nella definizione che ho appena cancellata. Se i segnali sono definiti in questa maniera, prendete il segnale ortogonale di partenza e ci sottraete la media, la costellazione ottenete che media ha? Se prendete un set di segnali ortogonali e formate un nuovo set di segnali, prendendo i segnali di partenza a cui sottraete la loro media, la costellazione che ottenete che media ha? Nulla. Zero. Quindi per definizione indipendente. L'avete presa in modo tale che prendete ogni segnale, ci sottraete la media di quei segnali, i nuovi segnali che ottenete come sono? A media nulla. Se sono a media nulla, vuol dire che questi segnali non sono realmente indipendenti, perché una volta che avete definiti m-1, l'ultimo è automaticamente determinato, perché deve far sì che la media fa 0. Quindi l'ultimo si può ottenere come combinazione lineare degli m-1 precedenti. Dunque, la dimensionalità è m-1.
Quindi, avendo una dimensionalità inferiore, ha bisogno di meno banda, a parità di rate. Stesso rate, con meno banda. È più efficiente in banda, quindi. Perché adesso l'efficienza in banda quant'è? È sempre il bitrate diviso la banda. Questo è sempre uguale al bitrate diviso la banda minima. E il bitrate è log 2 di m su t. La banda minima ovviamente irraggiungibile è u su 2t. E quindi ottenete 2 log 2 di m su, scusate, la banda minima in questo caso è la dimensionalità che è m-1 su 2t, e quindi ottiene 2 log 2 di m diviso m-1 come limite superiore, mentre il limite superiore per l'ottagonale era 2 log 2 di m diviso m, perché la dimensionalità era m e quindi la banda minima era m su 2t. Ora la banda minima invece è m su 2t, m-1 su 2t, quindi è un po' più piccolo, quindi è un po' più efficiente in banda e un po' più efficiente in potenza. Quindi queste sono le pro: un po' più efficiente in banda e un po' più efficiente in potenza. Ma vi faccio notare che il po' più efficiente in banda è da m passato m-1, se m è grande è praticamente nulla, e un po' più efficiente in potenza vuol dire passate qua da 1 a 1-1 su m, ma se m è grande questo è praticamente 1. Quindi veramente una virgola più efficiente in banda e una virgola più efficiente in potenza. Questi sono i vantaggi. Gli svantaggi quali sono? È che adesso, non essendo più ortogonale, se la fate in banda passante, l'unica modulazione possibile, demodulazione possibile, è quella coerente. Non è più possibile la demodulazione incoerente. E infine vediamo un altro esempio di modulazioni M-arie multidimensionali, quindi il caso di Q uguale M, ortogonale visto. Un esempio in cui Q uguale M-1, simplex visto. Ora faccio un esempio in cui la dimensionalità Q è M mezzi. La B ortogonale. Come si costruisce un set di segnali B ortogonali? Bene, se avete un set di segnali ortogonali S' con M per m che va da 1 a m mezzi, segnali ortogonali ed equiangelici. Allora potete costruire un set di segnali biortogonali come segue. Prendete S con M e T in questa maniera. I primi M mezzo segnali sono gli stessi di prima. I rimanenti M mezzi segnali, prendete gli stessi di prima, cambiate di segno, l'opposto.
Un disegno può chiarire un attimo la situazione. Io faccio un caso anche qui che non ha molto senso perché parto da un set di segnali ortogonali. Anzi, vi faccio due esempi. Supponete che m è uguale a 4, allora voi prendete un set di segnali ortogonali, 2, quindi una binary ortogonale, una ortogonale binaria, in cui un segnale sta qua e l'altro segnale sta qua. Bene, i 4 segnali biortogonali come li ottenete? I primi 2 sono gli stessi di prima e gli altri 2 sono, quindi S con 1 è lo stesso di prima, S con 2 è lo stesso di prima, gli altri 2 chi sono? I precedenti cambiano di segno. S con 3 è questo, scusate, questa non funziona, questa scrittura qui è perché quando m va da m mezzi più 1 a m, S prima con m non è definito perché m prima, S prima con m arriva a m mezzi. Ho sbagliato a scrivere qui, qui devo scrivere per dire gli stessi di prima. L'indice è per m che va da m mezzi più 1 a m, va bene, ma qua ci devo mettere S con m meno m mezzi, ok? Altrimenti quando m fa m mezzi più 1, S con m fa S con m mezzi più 1, che non è definito perché io arrivo fino a m mezzi. Quindi dicevo, i primi due segnali sono gli stessi di prima e gli altri due sono i precedenti ribaltati, quindi S con 3 sta qua e S con 4 sta qua. Riconoscete questa segnalazione? Gli abbiamo dato un sacco di nomi differenti. È una 4 PSK, perché sto cambiando solo la base, che sta sul cerchio, che si chiama anche QPSK, perché sono in quadratura, l'avete vista ruotata di 45 gradi, ma non è che cambia la situazione, ed è anche una 4QM, e come vedete è una biortogonale con M uguale 4. Non lo so, la vogliamo chiamare 4 biortogonale, non sono che si chiama così. Perché sono la stessa costellazione? Perché questa costellazione ha questo aspetto, cioè queste coordinate e quindi questa rappresentazione geometrica segnale rispetto a una base. Se voi prendete un'altra base, ruotata di 45 gradi, voi la vedete così questa costellazione. Ma non è che le cose cambiano se io la rappresento rispetto a una base rispetto all'altra, sono lo stesso oggetto. Va bene? Efficienza in banda, efficienza in potenza, probabilità di errore. In realtà l'efficienza in banda, come detto sempre, non... è stabilita una volta che sapete la dimensionalità della costellazione e la banda occupata. Sapete che c'è? Le riscrivo qua, va. Allora, ortogonale simplex biortogonale. Come cambiano queste cose? Le efficienze eta, eta in banda nell'ortogonale abbiamo detto è minore o uguale di quanto? Scrivo qua l'efficienza, eh? L'efficienza in banda è R su W
minore o uguale di R su W minimo, ma R su W minimo si chiama log 2 di M diviso T, perché il numero è il bit in quanto tempo rimando, diviso la banda minima che è la dimensionalità diviso 2T. Il T semplifica e ottengo quindi 2 log 2 di M diviso Q. Quindi l'efficienza in banda diventa, per l'ortogonale, minore o uguale di 2 log 2 di M su M, perché ha dimensionalità M. Per il simplex, minore o uguale di 2 log 2 di M diviso M-1, perché ha dimensionalità M-1. Per la biortogonale, il limite superiore dell'efficienza in banda è 2 log 2 di M diviso M mezzi, quindi 2 riporto sopra. In ogni caso, quando M cresce, siccome la dimensionalità è diversa ma rimane ancorata a M, nell'ortogonale Q uguale M, quindi se M cresce Q cresce. Nel simplex Q uguale M-1, quindi se M cresce Q cresce. Nella biortogonale Q uguale M mezzi, di nuovo se M cresce Q cresce. In tutti questi tre casi l'efficienza in banda va a zero, perché utilizzo sempre nuove direzioni, quindi utilizzo sempre più banda. Il rate cresce logaritmicamente, la banda cresce linearmente, il rapporto rate banda va a zero, ovviamente. L'efficienza in potenza invece quant'era? Allora, nell'ortogonale era, al numeratore c'era 2 e, al denominatore c'era log 2 di m, e su del 2 di m, e quindi abbiamo log 2 di m, 2 log 2 di m, giusto? Sono sempre più efficienti in banda la segnalazione ortogonale. Nel simplex che succedeva? L'abbiamo ricordato poco fa, ed era come energia 2e primo, e come, scusate, 2 primo, sì, come distanza minima. Come energia medio sul bit era 1 meno 1 su m, 1 diviso log 2 di m per l'energia della costruzione, che è e primo per 1 meno 1 su m, giusto? Sì. Quindi log 2, di, 2 log 2 di m diviso 1 meno 1 su m, quindi è un po' più efficiente. Scusate, lo devo scrivere qua. 2 log 2 di m diviso 1 meno 1 su m, questo lo devo cancellare, quindi come vedete è un pochino più efficiente in potenza il simplex. E infine per la biortogonale cosa cambia? Dobbiamo calcolarlo, ok? Calcoliamo l'efficienza in potenza per la biortogonale, la mettiamo qua dentro e vediamo come cambiano le cose. L'efficienza in potenza è la distanza minima diviso l'energia media del bit, che è l'energia media del simbolo diviso log 2 di m. Quanta è la distanza minima fra due segnali? È la stessa dell'ortogonale, perché io ho aggiunto soltanto altri due segnali sfruttando le stesse dimensioni che avevo prima. Al quadrato? Al quadrato, certamente. Quindi la distanza minima non cambia, è questa qua, la stessa di prima. E quindi la distanza minima è semplicemente 2 e primo. Ok? Questo punto qua si chiama radice di e primo, questo punto qua si chiama radice di e primo, e questa è la diagonale al quadrato, radice 2 primo, che al quadrato fa 2 e primo. Mi trovate? L'energia media quant'è?
è la stessa di prima, perché io ho aggiunto altri segnali, ma se questo era lungo la radice di prima, questo è lungo sempre la radice di prima. Tutti i segnali hanno la stessa energia di prima. Quindi E' diviso con VDM. E prima si semplifica e diventa la stessa efficienza e potenza che avevamo prima. Cioè 2 a 2 dm. Anche in questo caso l'efficienza e potenza è uguale all'ortogonale, prima era un po' più alta ma di pochissimo, e quando m tende all'infinito, quindi quando cresce la cardinalità della costellazione, tutti questi tre esempi di modulazioni diventano sempre più efficienti in potenza, perché riescono a mantenere la stessa distanza minima non aumentando la potenza dei segnali, perché i nuovi segnali che arrivano vengono messi su nuove direzioni, quindi mantenendo la stessa energia. Questo era un esempio di costellazione con gli ortogonali con m uguale 4. Se voleste fare un disegnino con m uguale 6, per questo vi dicevo che non è proprio plausibile, quindi potrete partire da un ortogonale con tre direzioni, 1, 2 e 3, e mettere i due segnali all'opposto, 1, 2 e 3. Ok? Non c'è molto, ma ribadisco, questo non ha molto senso, perché prendiamo sempre dei bit. E l'O2 di 6 non è potenza, non è un 6 non è una potenza. Mancano solo 10 minuti, quindi riesco, volevo fare un altro esercizio, ma a questo punto li facciamo domani. Qui vi dico solo l'ultima cosa che possiamo ricavare, che è la probabilità di errore sul simbolo. Non la ricaviamo, ma è molto simile a quella che abbiamo visto nella ortogonale. In particolare nell'ortogonale avevamo 1 meno l'integrale fra meno infinito e più infinito, cioè su tutto R. Qui ce l'abbiamo fra 0 e infinito. Di 1 meno Q di X alla N meno 1. Qui ce l'abbiamo alla N mezzi meno 1. Per la densità di una gaussiana standard, quindi a varianza 1, ma la media è diversa da 0, quindi è 1 su radice 2π greco elevato a meno x meno la era radice di su sigma. Sigma quadro è in 0 mezzi, quindi è 2 log 2 di m e con b su n 0 sotto radice, non so se si vede, al quadrato. Guarda, lo scrivo perché sono andato a finire integrale tra 0 e infinito di 1 meno q di x alla m mezzi meno 1 per 1 su radice 2π greco elevato a meno x meno radice di 2 log 2 di m e con b su n 0 al quadrato mezzi di x. Ok, la stessa di prima, invece di starci da infinito a più infinito c'è da 0, invece di starci m c'è m mezzi, il resto è tutto qua. Log 2 di m mezzi, professore? Perché no, log 2 di m, perché qui ci va e su sigma quadro, ok? Ma e è l'energia media del simbolo, che è la stessa di prima, e quindi è k volte, dove k è il numero di bit, l'energia media del bit, e k è log 2 di m per energia media del bit. La potenza di rumore, la varianza di rumore sigma quadro si chiama n 0 mezzi, e quindi riportare due sopra e ottenere quello lì.
Non la facciamo anche perché manca troppo poco tempo e poi gli esempi ne abbiamo fatti tanti, quindi è inutile calcolare anche la probabilità del processo simbolo B ottagonale. Abbiamo fatto tanti esempi di esercizi. Forse varrebbe la pena soltanto di spendere un minuto a dire qual è la, anche in questo caso, un upper bound. Ah, badate, questa è la probabilità di errore sul simbolo, ma ogni volta che voi scrivete una probabilità di errore dovete dire la probabilità di errore di quale ricevitore. Se in banda base è uno solo, regola ML coerente a minima istanza. Se in banda passante uno può sempre fare un ricevitore a minima istanza, che è quello che, è quello che utilizzate nel caso di demutazione coerente, oppure potrete fare una demutazione incoerente. In realtà in questo caso la demutazione incoerente non è possibile. Come in tutti i casi in cui l'informazione è magazzinata non solo nell'ampiezza, scusate, non solo nella direzione, ma anche nella fase, e vedete che una fase differente, non stimata del canale, vi può far passare questo segnale da qui a qui. Questa era la costellazione per m uguale 4, ma lo stesso vale per qualsiasi altro m. In questa costellazione l'informazione è magazzinata nella fase, perché io fase 0 di greco quarti, 3 quarti, 0 di greco mezzi, pi greco e 3 mezzi di pi greco sono i 4 possibili segnali, quindi qui l'informazione è magazzinata nella fase. Se il canale introduce una fase aleatoria voi perdete informazione, quindi la demutazione incoerente non è possibile, non è possibile, bisogna per forza stimarsi la fase introdotta dal canale, quindi è possibile solo una demutazione coerente. Quindi questa è la probabilità di errore per un ricevitore in banda base, per una segnalazione in banda base, oppure per una segnalazione in banda passante con demutazione coerente, che è l'unica possibile. Nel caso non vi andasse di calcolare questo integrale, anche se al calcolatore è semplicissimo, un upper bound potrebbe essere lo union bound, anzi, il nearest neighbor union bound. Che al solito è il numero medio di vicini per Q di D su 2 sigma, giusto? E Q di D su 2 sigma l'abbiamo appena scritto adesso, 2 con 2 di M e con B su N0, sotto radice. Devo mettere qui soltanto il numero medio di vicini. Ma quanti sono i medi vicini? Secondo voi quanti sono? M mezzi, perché fate l'esempio in cui avete 4 segnali. Quali sono le regioni di decisione in questo caso? Decido per questo se sto qua dentro. Decido per questo se sto qui dentro. E se sto in quest'altra regione di decisione, decido per questo, in quest'altra decido per questo. Ogni segnale quanti vicini ha? 1 e 2, la metà di M. I vicini sono M mezzi. Nell'ortogonale invece tutti i segnali erano vicini, quindi M-1.